Questi sono tutti i loro buoni propositi. Lui dirà, allora che faccio ragazzi? Inizio a preparare qualcosa. Lei, io ho bisogno di farmi un attimino un bagno caldo. Mi sono morta di freddo a stare qui fuori. Ok, perfetto. Quindi vai tesoro. Ti fai poi un bel bagno con la schiuma. Tu direi che puoi iniziare a cucinare qualcosa e magari dirà, mi vieni a dare una mano, Sersi, per favore. Lei, io lo sai che non amo fare queste cose. Tu non ami fare niente, quindi vedi di darmi una mano. Ok, perfetto, sì. Cucina un pasto grandioso. Potresti cucinare uh, una cena a base di tacchino, dai, provaci. Lei va bene, va bene. Potresti apparecchiare la tavola, quantomeno. Va bene. Oh, santo cielo, non è da me? Eh, lo so. Lo so, coperto da festa tesoro mio, blu, bordeaux, giallo, grigio oppure coperto sofisticato? No, facciamo... Sì, facciamo, facciamo, facciamo coperto da festa, dai. No, lo facciamo, aspettate, ma a questo punto lo facciamo visto che è un capodanno ragazzi, diciamo simbolico il nostro perché ahimè... È più che altro simbolico, non abbiamo tante cose per poter festeggiare come si deve. Vogliamo andare sul giallo, dai, che ci richiama magari un po' l'oro, no? Sì, vuoi amoreggiare anche tu con lui, va bene. Amoreggiate, forza. Loro entrano, ma questi eh, due sono talmente presi che non. Eh... Fanno tutti una risatina secondo me quando entrano qui Cersei commenterà pure conoscendo il soggetto Perché figuriamoci se non commenta Oh santo cielo Oggigiorno eh si accoppiano proprio tutti Ok va bene ragazzi abbiamo capito Allora li lasciamo un po' qui soli soletti E nel frattempo direi che c'è un'altra cosa che dobbiamo affrontare ragazzi Perché um... La nostra quando vede che sono rimasti soli, fa ah, quasi quasi ne approfitto anch'io per fare un bel bagno, sì sì, eh, ne ho decisamente bisogno, quindi va qui anche lei ragazzi se la sveglia e va a fare un bagno con la schiuma lasciando da soli Nicolas e suo fratello. E Nicolas fa come per entrare in casa, no? Immaginiamo, fa come per andare da questa parte. E a questo punto lui secondo me lo ferma perché ragazzi si sente solo effettivamente senza il suo migliore amico. Chiama da te, magari immaginiamo. Ehi, Nicolas, qualcuno sta parlando? Sta facendo lui, no? Sapete, insomma, un po' così. Fa dai, smettila. Vuoi dirmi qualcosa per caso? Perché sai perfettamente che direi che io e te non ci parliamo ormai. E non ci parleremo più e diciamo ragazzi che ehm, a modo suo si scuserà veramente con il cuore in mano nel senso lui magari non è molto bravo però ehm, a usare queste parole a esprimersi no eh, però diciamo che ehm, si scuserà davvero ecco dirà per l'appunto che è dispiaciuto ecco fai un paio di conversazioni profonde dirà per l'appunto che è dispiaciuto che lui non voleva assolutamente ferire ehm, Stefanie. che le vuole un bene dell'anima che hanno deciso di rimanere amici e che all'epoca ehm, quando ha agito in quel modo ha agito fondamentalmente eh, per ripicca no? Eh, gli dirà appunto che ehm, si è reso conto appunto di essere stato uno sciocco di, di aver messo a repentaglio non solo l'amicizia la, con lui ma anche l'amicizia con Stefanie io ero invidioso cioè ero, ero geloso insomma ti avevo scoperto in quel modo così palese con mia sorella Nicola se l'avevo presa proprio male volevo come dire darti pan per focaccia sono stato infantile ok lo, lo ammetto beh almeno lo ammetti cioè, è voluto un po' di tempo, sta dicendo lui, lo so, ok? Ho, ho sbagliato. Mi lasci come una statua, tu che ammetti di aver sbagliato? Beh, non sono Sersi. E lì, qui si fanno, secondo me, entrambi una risata, ragazzi, perché oggettivamente è così. Eh, beh, è vera, hai ragione, tua sorella non ammetterebbe di aver sbagliato nemmeno sotto tortura. Ma dai... Ehm, insomma, è capodanno, iniziamo l'anno nuovo al meglio delle nostre capacità. Lasciamoci tutto alle spalle, vuoi? Va bene, è diventato buon amico. Ecco, diciamo che hanno fatto pace, ragazzi. E lui sta dicendo: Va bene, ok, ma ti invito calorosamente a non fare più niente del genere, ok? Ma no, guarda. A cena ti accorgerai che non sono più io il problema per tua sorella. Adesso hai qualcun altro di cui doverti preoccupare. Qualcun altro? Eh già, qualcuno ha messo gli occhi sulla tua dolce sorellina. Ma di che cosa parli? Me ne sarei accorto? Questa è una delle tue monnezzate, no no? Fidati che il caro Ichiro le batte i pezzi da tempo, le va dietro da un sacco. Io me ne sono reso conto solo stasera, ma a quanto pare nemmeno tu ti eri reso conto di niente, Iciro? Beh sì, diciamo che sa mascherarlo bene. Quel dinosauro! Oh santo cielo, beh. Dai, sono fatti l'uno per l'altro. <ride> ok, va bene, siete. Lasciamo siete... stare cosa siete. Non voglio nemmeno dirvelo, basta, siete vergognosi. Uh, tesoro, sì, ti stai facendo il bagno. Tu qua. Porta non ci posso credere, sta dicendo Eddard. Dai, apparecchiato davvero. Ehi, smettila. Solo perché è Capodanno. Guarda, ok, va bene, tesoro. Sei stata molto molto chiara. Abbiamo capito che è un po' un miracolo. Questo è fine della storia. Abbiamo capito, sei stata chiarissima. E, mh, allora direi che a questo punto, Arumi, tesoro. No, beh, dai, fa un po' frio per uh, conciarsi così. Che ne dici? Cambiati d'abito, fai un bel cambio outfit. Facciamo. Uh, questo? Non saprei, dai. Questo? Oh, dai. E direi che potreste iniziare ad accomodarvi. Anche qui, ragazzi, il problema è che non c'è il posto per tutti, oggettivamente. Però, dai, siediti. Tu, caro, uh, vai in bagno. Assolutamente, vai anche tu in bagno. Magari non hai bisogno di farti proprio il bagno, però, vieni qui, ti lavi le mani e poi ti accomodi a tavola. Ti siedi qui. Nel frattempo direi che tu potresti, visto che ci tieni tanto a voler cucinare un pasto grandioso, potresti venire qui appunto a farlo, cucina un pasto grandioso, potresti preparare anche, che ne so, cena a base di prosciutto. Dai facciamo questo, quindi lascia stare, tu vieni in casa perché direi che pure tu sei amichevole con Stefani, secondo me lui va a rompere un po' le biglie. Del tipo è così, eh? Voi due insieme, suona le trombe, bravo. <ride> Perché poi fondamentalmente eh, piace. Ciro, ragazzi, sa che è, un bravo, che è un bravo ragazzo. Propori un piano folle, del tipo fai del male a mia sorella, e ti giuro che non sai cosa ti succede. Ok, perfetto. Il piano folle, appunto, è farle del male. Cara, siediti. Sersi tesoro ma tu, no eh infatti tu hai bisogno di farti un bagno, che scherziamo ragazzi, tanto sappiamo che qua la cena non sarà mai fatta a un orario umano, vai a farti velocemente un bagno con la schiuma, questo poveretto pure dovrebbe andare in bagno, quindi fai una cosa, corri al piano di sopra caro mio, si sì, voi state chiacchierando ma ora lascia i fratelli un attimino da soli, ok raggiunto il livello 3 di cucina, vai vai. Lavati, no, i denti in questo momento non c'entra una mazza, tesoro. Lavati le mani. Poi, forza, che vorrei mettervi almeno a tavola. Ce la facciamo a fare almeno questo? Ho i miei seri dubbi. Sei felice, sta dicendo lui. Non me lo sarei mai aspettato, ma è cambiato tutto così in... inaspettatamente. Lui c'è sempre stato per me. Per me, l'importante è che insomma non ti faccia del male e che tu sia felice. È un bravo ragazzo. Direi che è evidente, no? E lei, beh, direi di sì. Sicuramente non è un tipo da pollice in giù. Quindi, che dire, approvo. Non che mi servisse la tua approvazione, fratellino. E lui, beh, che c'entra? Io approvo lo stesso. Ok, grazie per aver condiviso. Allora, dunque, tu hai finito. Quindi, caro, ehm, lei deve andare in bagno, ragazzi. Eh, sì, lei deve correre in bagno, non andarci. Corri, corri, tesoro. Vieni, vieni. Corri in bagno, patata. Hai amoreggiato, quindi forza. A questo punto, visto che ci sei, fai anche tu un bagno con la schiuma. Però ho in mente una cosa, ragazzi, in realtà. Una cosina ce l'ho in mente. Perché secondo me... Ehm, Arumi ha un'idea. Adesso. Quindi dirà, tanto <ride> c'è tempo, no? Qua prima di mangiare qualcosa, è eh? mezzanotte, fate voi, sicuramente non riusciremo a metterci a cena in tempo. Però vorrei tanto perché insomma, no? Ragazzi... Basta, dai, il bagno sei a posto. Tu? Vieni qui, forza, direi che puoi accomodarti. Mettiti tu qui a capotavola, dai, mettiti seduto qui. Tu hai finito di preparare? Non hai ancora finito. Devi anche andare in bagno pure tu. Mamma mia, ragazzi, però. Per fare tutto ci vogliono 800 secoli. Forza, su. Lascia il pasto qui. Lascialo qui, vai. Ok, perfetto. Lui dirà. Io dovrei andare un attimo in bagno. Potete aspettare? Eh, tanto qua. Non lo so, tra un po' festeggiamo l'anno dopo ancora. Eh, se aspettiamo un altro po', un altro pochino, ragazzi. Allora, vieni su. Dai, quantomeno andare in bagno a lavarvi le mani, ragazzi miei. Su, lei si sta facendo appunto il bagno. Tu, cara, hai finito? Sì, cara mia Miss, però non conciata così perché, insomma. Cambiati d'abito, fa frio se no, eh? Non so cosa potresti indossare. Indossa questo, spero vada bene. Va bene? Oh, dai. Può andare bene, dai. Ti metti seduta qui, ovviamente accanto alla migliore amica. E direi che te ne vai in bagno tu, forza. Velocissimo però, eh. Perché stiamo facendo tardi, forza. Lavati anche le mani. Tesoro, tu hai finito. Dai, sei quasi pronta. Sei quasi prontissima ormai, su, vieni a sederti. Dai, ti sei dato una rinfrescatina, vieni ad accomodarti a tavola. Chi stiamo aspettando di preciso? Tutti, veramente. Ecco anche lui. Si dà una mossa. Quindi vai, caro, vai anche tu in bagno perché altrimenti prevedo la disfatta e poi vieni qui e lavati le mani, forza. Quindi direi che poi tu Oh, ti sei cambiata. Sei bellissima, tesoro. Vieni qui, vai qui. Allora siamo pronti? Eh, qua il capodanno sta per finire, eh? Sì, è quello che ci siamo un po' accorti tutti. Se, se vi sbrigate, magari iniziate a prendere le porzioni. Intanto, dai. Lui, secondo me, si prende. Questo, prendi una porzione. Poi, secondo me, lei si prende questo che è un po' più leggero. Uh, lui, quando verrà qua, sicuramente si butta su questo, ragazzi. Una cosa un po' più sostanziosa. Lei anche prende questo. Poi abbiamo chi? Sersi. Sersi, vabbè, prende anche lei questo. Poi c'è Stefani. Prende anche lei questo. Poi chi c'è qui? Ichiro? Dai, Ichiro si prende questo. Direi una bella porzione. Anche lui si prende questo. Dai, diciamo che chi vuole mangiare le ragazze magari si buttano sul prosciutto. Però tesoro, perché ti alzi? Perché vi comportate in questo modo? Vi detesto quando fate così. Vabbè, diciamo che lei secondo me ora dirà... Uh... Allora, Stefani, vorrei darti un regalo. Quindi facciamo... Conversazione profonda, per l'appunto. Vedi, hai vissuto un momento veramente, veramente difficile. Insomma, io ti dico la verità, sarei morta al tuo posto. E invece tu hai affrontato tutto con... Insomma, così tanta dignità. Sei veramente una grande. Io non non lo so, ma ti meriti tutta la felicità possibile, ho visto che con Icero e lei, beh sì, con Icero ora stiamo insieme, stranamente Sersi tace ragazzi, eh, sta semplicemente ascoltando il discorso che sta facendo la sua migliore amica, quindi conversazione profonda, cerca di coinvolgere anche le altre ovviamente in questo discorso, quindi facciamo conversazione profonda, ecco, Vabbè, io sono convinta che... insomma, non ci vuole una scienza per capire che... non tutte saremmo riuscite a gestire la situazione, non, non credi, Sersi? Capodanno da non ripetere, sì, vabbè, perché non avete fatto tante cose, però invece per me è stato un bel Capodanno, ciao. Ciao. Beh, sì, mio fratello è stato veramente imperdonabile. Insomma, persino a me ha disturbato il suo comportamento. Bene, tagliamo la maschera. Concordate entrambe con me, no? Beh, sì, mio fratello è stato veramente un mostro. Le ho detto di cotte e di crude, guarda. Non voglio più parlarne, ragazze. Insomma, voglio andare avanti, ok? Ora sto. Oh, santo cielo, sei molto giocosa! Perché state solo parlando? Oh, per la Peppa. Ora sto con, con Iciro, sta dicendo lei. E poi sono convinta di una cosa: io non ce l'ho con, con Tyrion. E vorrei che nemmeno voi ce l'aveste con lui. Perché mh, sono convinta che, insomma, è pentito di ciò che ha fatto e non farebbe mai più una cosa del genere. Non a te, tesoro, magari, ma non so, non lo so. Non posso dirlo per certo. Ecco, meno male, ti sei data una calmata da sola, brava. Che cosa c'è? Ma che cosa cappero fate? Ma state scherzando ragazze? Ah, lasciamo stare ehm, Quindi secondo me in questo momento diciamo Lei per una volta ragazzi non va contro Stefani contro Cioè ha fatto la battuta e lei fa Sì è vero, insomma eh, Nemmeno guarda se avesse cercato i brutti comportamenti da mettere in atto nei confronti di una ragazza su internet, avrebbe potuto fare di peggio. Ok, va bene, ma non voglio fare il gioco dell'Oca e tornare indietro, voglio solo andare avanti. Ok, va bene, tesoro, abbiamo capito. Basta con queste interazioni strambe. Insomma, sì, è stato orribile, è come avere un ragno che ti cammina sulla pelle, però. Ora io sono andata avanti e veramente andiamo avanti tutti, perché non voglio che la nostra amicizia. Questa è Icero che le manda i messaggini romantici, secondo me. Non voglio che la nostra amicizia ne risenta. Dobbiamo imparare ad andare tutti d'accordo, sta dicendo lei, a perdonarci tutti. Per gli errori fatti in passato. Eh sì, dovrebbe essere proprio così, vero Sersi? State parlando di baseball? Ero distratta, sì, certo, come no. Ehm. Sì, amoreggerei con Eddard più tardi, te lo giuro, guarda, te lo giuro. Direi che non appena la nostra ha finito di mangiare, ecco, tipo ora, si rivolgerà a Cersei e dirà Cersei posso parlarti solo un secondo? Scusate ragazze, eh? E verranno qui e racconterà a Cersei cosa ha in mente. Vai qui anche tu cara. Oh santo cielo, sei molto giocosa. Ma stiamo scherzando, ma perché però vi prende così? Oh, cerca di calmarti, ma porcaccia la miseria, ragazzi, ci manca. Oh, va bene, perfetto, ti sei calmata, vai qui. Forza. Si deve parlare di una cosa, non è tanto difficile. Sì, guarda, le interazioni buffe te le puoi scordare, visto come stai conciata. Allora, cosa mi volevi dire? E ragazzi lei ora diciamo che dirà a sersi comunque quello che ha detto anche ad Eddard cioè che Tyrion le è scaduto insomma da quando si è comportato in quel modo ma che condivide le parole di Stefanie è il caso di metterci un enorme macigno sopra però sente che entrambe possono fare qualcosa per Stefanie perché comunque ragazzi Uh, secondo me, ecco, ora lei lo dirà proprio. Caliamo la maschera, Sersi. Sei stata sempre perfida con lei. E io non l'ho mai difesa, quindi in un certo qual modo ti ho spalleggiata, ma ora questa storia deve finire, va bene? E dai, ma sai perfettamente che è solo un gioco. No. Non è vero. Anche Tyrion pensava che il suo fosse soltanto un gioco. E guarda cosa ha combinato. Oddio. Non vorrei paragonare le due cose, vero? E poi quello che dico io è vero. Insomma, dai. Ehm... Quei due adesso insieme. Io non uscirei con quel tizio nemmeno per prendere un cappuccino. Quel tizio è il nostro carissimo amico da quando siamo piccole. E si chiama Ichiro. Devi smetterla di comportarti in questo modo. Oltre al fatto. No? Che se proprio vogliamo dirla tutta. È mio fratello, quindi non dovresti parlare così. Vabbè, ma dai, lo sai che scherzo. E io non voglio più scherzare in questo modo. Oh, Dio, che lagna che sei. Dai, ammetterai che il tuo fratellone ha un look un po' da sfigato? Beh, sì, quello un pochino. Sì, effettivamente hai ragione. No, smettetela, entrambe. Io mi diverto solo a criticare il loro look. Non è che faccio niente di male. Ah, oh, va bene, la smetterò se è quello che vorrai. Ma questa cosa mi distruggerà perché non sarà più divertente. Oh, smettila. Perché invece non la fai tu questa cosa? Cioè, cosa vuoi dire? Beh, tu hai un talento particolare. Insomma, guarda come hai trasformato, fra virgolette, anche me. Sei tu che mi hai dato consigli di stile, no? Non pensi che potresti, come dire, fare la stessa cosa con Stefanie? Per una volta essere gentile con lei? Credo che glielo dobbiamo entrambe Giusto una sistematina, non è che devi stravolgerla Hai per caso battuto la testa dopo essere inciampata su una buccia di banana? <ride> ah, divertente, non sto scherzando oh, e va bene, va bene Ok, hai sviluppato la comicità, tesoro ma hai realizzato proposito, il proposito, vedi di lato positivo. Insomma, voglio andare a dormire tranquilla e questo inizio anno ah, può iniziare nel modo migliore. Quindi, ti prego, Sersi, cerchiamo di andare tutti più d'accordo. Glielo dobbiamo dopo quello che ha passato. E va bene. Va bene, va bene, portala qui. Trasformerà un giorno di pioggia in un giorno di sole. Ma non posso fare miracoli. E qui non ho tutto quello che mi serve. Puoi giusto darle una sistematina, no? Non è che devi fare miracoli. Sono sicura che. Non vorrebbe essere stravolta. Va bene, va bene, portala qui. E secondo me adesso per l'appunto lei farà esattamente questo. Mentre la nostra. E basta, questo molto giocosa. Sersi, ma che caspio ti prende! Cerca di calmarti, guardate se non si fa venire un coccolone questa eh Lei andrà a chiamare la nostra Stefanie Quindi dirà Stefanie Non è che potresti raggiungermi un secondo in bagno? Vorremmo mostrarti una cosa I ragazzi nel frattempo cosa stanno facendo? State chiacchierando? Chiacchierate un po', goditi la compagnia Godetevi la compagnia, vieni qua anche tu dai Goditi la compagnia Cercate di chiacchierare un po', insomma, di scambiare due parole, di comportarvi come si deve. Sì? Condividi il proposito, dai, condividi con tuo fratello il proposito, mettetevi qua, state buoni buoni, chiacchierate. Uh, magari no, fa facciamo... Dov'è? Ragazzi. Io non vedo, dai, racconta una storia incredibile. Insomma, state qua chiacchierate. Lei è venuta a chiamare Stefanie che raggiungerà Cersei in bagno, mentre la nostra resterà qui con Brienne. Perché Brienne dirà: Ma che cosa sta succedendo? Vai, spettegola! Spiegale tutto. Mentre Stefanie smetterà di chiacchierare con lei e raggiungerà. Sersi in bagno, ma non vieni, immagino dirà. Ovviamente a... Um... Sì, poi amoreggerete. Eh, dirà ovviamente a... Um... Ragazzi, non mi vengono i nomi oggi, che è Ad Adarumi, ecco, non mi veniva il nome. Eh, arrivo subito. Tu vai intanto. Non capisco, ma ok. E quando entra qui lei dirà, oh Sarsi, scusami, stavi usando il bagno? Mi ha detto a Rumi di... oh non ti preoccupare, forza, vieni qui. Per fare? Tu stai tranquilla, ci penso io a te adesso. Io non capisco, oh... Io sì, e sono anni che capisco, quindi forza. Ebbene sì, ragazzi. La nostra Cersei non farà il miracolo perché io non ho minimamente intenzione di stravolgere Stefanie. Però ragazzi, apporterà un cambiamento. Un cambiamento che non sarà poi così tanto fra virgolette radicale, no? Cioè nel senso la nostra cosa farà semplicemente Uh, fatemi vedere perché poi tra l'altro non ricordo nemmeno quello che avevo utilizzato Quello che le avevo messo in faccia Sta poveretta ragazzi tra l'altro Coprirà i brufoli perché non è che i brufoletti non ci sono più ragazzi Non è che svaniscono dal giorno alla notte Però copri coprirà i brufoletti magari con del trucco Quindi Vediamo se c'è qualcosa che posso toglierti tesoro Ecco qua Immaginiamo che li abbia coperti con un po' di trucco per l'appunto quindi dovrà effettivamente truccarla E lo faccio in diretta con voi ragazzi eh perché tanto non è un cambiamento lungo insomma Le mettiamo un pochino di ecco di trucco un pochino più vis visibile diciamo Poi mettiamo... Questo no, magari questo? Dai questo, mettiamo un po' di colore. Facciamo una cosa molto semplice però, eh? La nostra è una tipettina semplice, ecco un po' più di colore così, mi piace, dopodiché, secondo me lei dirà, dai forza, togliti questi, ma, ma, non, ma non ci vedo, oh, dai, Che bella vuole apparire tesoro, e lei, ma io, mh, come faccio senza i miei occhiali, oh su, puoi farcela, ne sono sicura, no, non è vero, non vedo niente, sapete, insomma, ma immaginate tutte queste cose qua, dopodiché, Semplicemente pettinerà ragazzi Stefani in modo diverso Quindi non è proprio uno stravolgimento Semplicemente le mostrerà che non serve fare chissà cosa per tenerci un pochino di più Non che prima ragazzi non fosse bellissima perché io l'ho sempre detto io adoro Stefani Però anche curarsi la sua importanza no quindi vediamo un po tesoro proviamo magari così ricci no non ce la vedo con un capello così riccio secondo me lei le li pettinerà, quindi li ma gli darà un senso ragazzi perché le aveva particolarmente ispidi, particolarmente non curati, ovviamente no? Quindi una bella spazzolata, qualche prodottino in più ed eccola qui, semplicemente, ragazzi, perché ripeto niente di trascendentale. Ed ecco la nostra Stefanie. Infine, magari le presterà, ragazzi, per puro miracolo perché devo dire per puro miracolo, e vabbè. Forza. Una Se lo trovo eh Perché ragazzi non trovo mai una cippa al... Cioè proprio quando mi serve non trovo mai niente Ce la facciamo a farti indossare una cosa così? Oh Ecco una cosa così simbolica diciamo Vediamo se a questo punto, ragazzi, mi viene in mente una cosa. Però, se posso. piuttosto che metterle i capelli così, in realtà, metterli lì proprio. completamente sciolti bene da entrambi i lati. Mi sono. non lo so, mi sono spiegata male, ma. spero di aver. insomma, un minimo. che abbiate capito quello che intendo. Ecco, una cosa più. Ecco, più così diciamo. Ecco qui. Io volevo l'altro in realtà di cerchiettino, però non lo trovo in questo momento, quindi... Abbiate pietà di me, mm. che volete che vi dica. Trovo solo questo, gli altri due non li trovo. Ma va bene, insomma, per il momento ci accontentiamo ragazzi, anche perché forse non ce li ho nemmeno qui quelli che cercavo io ragazzi forse ce l'ho su un'altra partita quindi va bene ok questa è la sistematina che la nostra Cersei ha dato alla nostra Stefanie veramente veramente bellina ragazzi a me piace tantissimo Stefanie la trovo adorabile le rimetterò assolutamente gli occhiali perché secondo me le danno quel tocco in più però per questa sera ci stava E quindi ragazzi Con la nostra Stefanie Un po' diciamo la situazione Che si è diciamo chiarita Con i nostri ragazzuoli eh, Un po' fra tutti No? Perché c'è chi ha fatto pace C'è chi si è dichiarato Insomma diciamo che Ora la situazione è mh, è pacifica sono tutti contenti hanno fatto tutti pace anche Cersei ha capito che con Stefani deve un attimino se glielo dice la sua migliore amica ragazzi si è superato il limite anche per lei allora capisce che deve ridimensionarsi un pochettino e, e quindi direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio insomma tutto è bene quel che finisce bene ragazzi per il momento sta finendo tutto bene basta così direi che li mandiamo a dormire perché sono distrutti non ce la fanno più quindi forza cara, eh... vuoi fare una scappatella con Eddard? Non, non esiste proprio, Eddard non lo farebbe mai tesoro. Te lo posso assicurare. E dicevo, noi ci fermiamo qua ragazzi per questo episodio. Se vi è piaciuto ovviamente come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le mie playlist, chi fa una scappatella sono sicuramente questi due, perché figuriamoci. Le mie playlist, um, i link a canali ragazzi ovviamente dei miei amici youtuber. Se vi invito come sempre ad andare in tutti i loro canali ragazzi, a iscrivervi. Fai una cosa, tu vieni a riposarti un pochino, perché ora i nostri resteranno un po' giusti, gli soletti, quindi dai, tanto puoi condividere la stanza con tua sorella, non succede niente. Dicevo, attivare le campanelline, mettete mi piace a tutti i loro video, ragazzi mi raccomando, andate nei loro canali, iscrivetevi, attivate le campanelline, mettete mi piace tutti i loro video, commentate, fate insomma tutto ciò che dovete fare, ormai lo sapete bene, perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Il Ciro subirà uno shock ora che la vedrà. Ma per lui ragazzi lei ovviamente era meravigliosa, stupenda, bellissima anche prima. Quindi ehm... diciamo che non, per lui non fa differenza, ma non perché non apprezzi vederla così, diciamo un po' diversa, però proprio perché non, eh... veramente per lui non fa differenza. Lei è, è perfetta, ha i suoi occhi così com'è, quindi amoreggia, visto che ci tieni amoreggiate. State vicini vicini, ecco trascorrete un po' di tempo insieme lui sei stupenda e lei stranamente mi ha fatto questo regalo, ok perfetto e niente ragazzi quindi mi raccomando sostenete i vostri youtubers preferiti io sto facendo 800.000 cose quindi eh, tendo a distrarmi però davvero ragazzi mi raccomando sosteneteli, andate in tutti i loro canali ragazzi iscrivetevi, eh, supportateli lasciando commenti ragazzi, iscrivendovi insomma sapete no? è veramente veramente importante io spero di cuore che questo episodio lunghissimo vi sia piaciuto ma ci tenevo a dedicare un bellissimo episodio corposo ai nostri giovani a quella che sarà sicuramente la loro ultima eh, vacanza da adolescenti che dire, fatemi sapere cosa ne pensate se ciò che è accaduto in questo episodio vi è piaciuto e io direi che ci fermiamo qua vi auguro ovviamente ragazzi una buona giornata una buona serata a secondo il momento che guarderete questo episodio, mi scuso se è uscito un pochino più tardi ragazzi ma non ce l'ho fatta proprio a farlo prima vi abbraccio forte, sul, sul simmers enona